architetto e proprio per essere un architetto un po' particolare si è occupato sempre di fare progetti che nessuno gli ha mai richiesto ma che potevano essere utili a tutta la comunità. Telecountry News questa sera al Parco Sforza Cesarini per una iniziativa molto interessante, anzi devo dire la prima di quattro giornate dedicate a persone straordinarie di Genzano. Vicino a me c'è Antonio Luigi Conti. Chi è Antonio Luigi Conti? È il promotore, è il presidente dell'associazione Il Consorzio. Allora, intanto questa sera, che è la prima serata dedicata ad uno dei personaggi straordinari di Genzano, ad un carissimo amico di Telecountry News, Giuliano Di Benedetti. Allora, Antonio, io vorrei chiederti perché hai inserito Giuliano tra quattro persone straordinarie di Genzano, che poi magari ci dirai anche chi sono le altre tre. Sì, ma perché Giuliano effettivamente è una persona straordinaria. Straordinaria perché innanzitutto è un sognatore, come lo sono io, è uno che si spende per la società e questo è, diciamo, mi rassomiglia parecchio, e poi diciamo è una persona che io ho vissuto. Lui, se non stava da Gianni Ventucci, stava da me, per cui io so, lo dirò anche nella presentazione, io so quasi, diciamo, vita, morte e miracoli di Giuliano, e c'ha questa straordinarietà perché innanzitutto era un sognatore e poi queste cose le riportava spesso da me, quasi sempre, diciamo, ecco perché dico che conosco vita, morte e miracoli. Li portava da me perché aveva un interlocutore attento, preparato, senza modestia, sento di essere una persona di questo genere, e lui si confidava con me, ecco, e diciamo poi l'amicizia che veniva, c'era tra noi, era una cosa abbastanza importante, ecco, e poi è uno che ha lavorato veramente per questa città. Posso dire anche una cosa, è una persona magari meno considerata, io quando trovo queste persone grandi, eccezionali per me, meno considerate, io mi ci attacco proprio, è proprio quella volta proprio che mi ci dedico, ecco, e ci lavoro, e veramente a mio avviso è una persona che vale la pena ricordarlo, ecco. Poi c'è, come dicevo, ci sta oggi l'appuntamento con Giuliano Di Benedetti, poi abbiamo quella del 3, abbiamo Michele Ender, poi abbiamo il 9, abbiamo un'altra persona veramente straordinaria che è Mario Fagiolo dell'Arco, e poi abbiamo l'ultimo appuntamento il 16, facciamo Antonino Pio e la sua dinastia, insomma, altro personaggio straordinario che qui ha dato parecchi imperatori romani, e chi conosce la storia sa di che cosa stiamo parlando, ecco. Bene, Antonio, grazie di tutto per il momento, e sentiremo anche ora la voce dei relatori che ci saranno poi, che terranno questa serata insieme a te. Massimo Di Domenica, grazie. Io il rapporto con Giuliano è stato un rapporto un pochino strano, vi spiego un po' come ho conosciuto Giuliano. L'ho conosciuto in due tempi. Primo tempo, anni 70, vengono da queste parti, dalle parti del castello di San Gennaro, i miei futuri suoceri. I miei futuri suoceri vengono dall'estero, dal Giappone, quindi non da dietro l'angolo, decidono di venire in Italia perché mio suocero e mia suocera, persone estremamente in gamba intelligenti, dicono che il miglior paese del mondo è l'Italia. Bene, quindi io com'è che conobbi Giuliano? Perché Giuliano, giovane architetto, ebbe l'incarico di costruire la villa dei miei suoceri. Una casa strana, straordinaria, bella, qualcosa di particolare. Ma voi vedete, bella casa, sì, eccezionale, molto particolare, però tutto sommato qui ci sono belle ville, però voglio far vedere una cosa un po' particolare. Questa è la pianta della casa. Allora, voi capite che fare una casa del genere, questa è la pianta, ideare un qualcosa del genere non è di tutti i giorni. Al di là della difficoltà di mettere i mobili agli angoli, quindi potete immaginare quello, però al di là di questo era un qualcosa di particolare. Tempo dopo, io quindi non lo conoscevo ancora Giuliano, io conoscevo l'opera di Giuliano, conoscevo un manufatto, un qualcosa che lui aveva creato dal nulla. Poi quando l'ho conosciuto gli ho detto, ma
spiegami un attimo che cosa volevi significare facendo questa villa. E lui disse: guarda che questo è una specie di uccello che apre le ali in volo e si dirige ai punti cardinali. Giuliano Di Benedetti, oltre che essere un grande amico, è stato un personaggio importantissimo per Genzano, perché era un innovatore, un personaggio che viaggiava con i sogni, avendo i piedi però nella realtà locale. Aveva tanti progetti che in parte non sono stati capiti dalle persone perché era avanti nel tempo, e tante altre cose lui è riuscito a portarle tranquillamente con la sua passione avanti, proprio perché molte persone poi hanno avuto, come dire, nei suoi confronti una forma di amicizia e di rispetto. Era partito con dei sogni pratici, trasformare alla fine Genzano in un centro turistico. Da lì poi lui è passato a studiare quello che è l'ambiente, questo meraviglioso ambiente in cui ci troviamo, e a scoprire che in questo ambiente c'erano tante cose importanti da portare a galla e di far conoscere agli altri. Io ricordo innanzitutto i programmi che lui aveva proprio per il parco e per il palazzo, poi il fatto di aver pensato a uno sviluppo della città in qualche maniera immaginando un centro completamente nuovo all'interno della piazza, facendo un centro commerciale, un centro turistico, un qualcosa che doveva essere un punto di riferimento e di raccordo, di fare un parco lungo le rive del lago di Nemi. Poi da lì Giuliano è passato a un livello ancora più alto, diciamo filosofico, chiamiamolo così. Ha iniziato a studiare quello che era il significato di queste nostre zone e da lì ha scoperto delle cose che in effetti, se in un primo momento possono lasciare un pochino perplesse, se uno ha un minimo di elasticità mentale non può non rendersi conto di quello che lui voleva dire. Qui in questa zona in cui ci troviamo praticamente possiamo dire che nata una gran parte di quella che è la cultura dei castelli romani e quindi di Roma e quindi diciamo dell'Europa, allargandoci un pochettino, ma la realtà è questa. Lui è passato dallo studio di Dante, cercando di capire il significato profondo della Divina Commedia, trovando quindi degli spunti estremamente interessanti che possono anche non convincere, ma che in ogni caso sono dei momenti di riflessione particolarmente profonda. Ha poi fatto uno studio approfondito, uno dei pochissimi studi approfonditi, perlomeno nell'era moderna, di quelle che sono le famose navi di Nemi. Navi di Nemi che erano state, durante il periodo del fascismo, uno dei punti di forza della ideologia fascista, proprio perché riportava alla luce un qualcosa di imperiale. Giuliano su queste navi di Nemi ha studiato tantissimo, ha studiato dei testi antichi e si era fatto la convinzione che ci fosse una terza nave. Cosa che probabilmente c'è questa terza nave, probabilmente completamente coperta da quelli che sono i resti di una frana dovuta a un terremoto, che però in ogni caso nei libri che Giuliano aveva studiato, che ha portato alla conoscenza delle persone, sicuramente qualcosa ci deve essere di fondo. Quindi le navi di Nemi in qualche maniera sono state riportate alla ribalta e questo modo di fare di Giuliano ha stimolato anche altre persone che a loro volta hanno preso in qualche modo in mano questo testimone, diciamo, morale che Giuliano aveva portato avanti. Quindi Giuliano è stato un personaggio sicuramente estremamente importante, che ha creato quello che poteva essere un punto di partenza per tutta quest'area. Poteva essere benissimo un momento di crescita enorme, sia culturale ma anche economica, se andiamo per vedere, portando quindi il turismo, ma nello stesso tempo ha stimolato tanti studi di tipo filosofico, di tipo antropologico, creando quindi presupposti per un qualcosa di nuovo. Quindi in qualche maniera Giuliano è stato un seminatore di idee, di proposte e di beltà. Forse un sognatore, qualcuno che aveva portato una ventata di novità qui,
grazie alla sua fantasia, che è stata una cosa meravigliosa, e progettava e elaborava determinate situazioni per Genzano e per tutti i castelli, perché lui non è che ha lavorato con il suo saper fare il progetto soltanto per Genzano. Voi immaginate, a me mi parlava della piazza e della torre che doveva essere costruita per quello che concerneva i parcheggi, addirittura da collegare i parcheggi di Ariccia. Sembra, poi sembra una cosa, però chi è che pensa a qualcosa di nuovo, qualcosa che deve cambiare, che è possibile poi, per attirare più gente possibile? I parcheggi devono essere qualcosa di speciale, qualcosa che la gente Genzano deve essere libera dalle macchine. E poi la fantasia del posto qui, che dove adesso siamo, era il momento più bello del mondo, che lui l'aveva concepita come parte integrante qui del territorio. Nelle parti fantastiche io immagino ancora che lui sta qui insieme a noi. Mi emoziono tantissimo, perché sono sicuro che lui c'è qua con noi e fa parte di quei viaggiatori che sono passati qui, dove la più bella elegia romana, delle elegie romane, è stata scritta qui, poi dove Andersen ha passato qui i migliori periodi della sua cosa. Lui ha scritto uno dei più bel racconti, l'altro erano fiabe, ma il più bel racconto di Andersen l'ha dedicato qui a Genzano durante l'infiorata. Molte cose che non si sanno io l'ho scoperto nei famosi viaggiatori, e tra cui c'è sta Giuliano. Io l'ho conosciuto quando veniva giù al negozio a fare le fotografie e le fotocopie degli affreschi internamente dentro al palazzo. Era una meraviglia i lavori che lui portava, guardate, era qualcosa di bello, e mi diceva che cosa doveva diventare questo posto. Era un itinerario, doveva diventare un itinerario della mitologia. Qui dovevano essere costruiti, non so se avremo possibilità poi di farvi vedere i soggetti che dovevano essere qua, che avevano iniziato, un cavallo enorme, l'uccisione delle sacerdote. Qui si svolgeva tutto quanto, doveva essere un enorme parco mitologico. E sapete, questa cosa è creata una cosa affascinante, che non è stata recepita, ma una speranza che nei prossimi anni queste cose vengano rivalutate, e vedrete che porterà poi un bene per tutta quanta la popolazione di Genzano. Perché è infinito, parlare di Giuliano è una storia infinita, una storia bellissima, anzi una storia infinita, che spero che la gente riprenderà poi questo discorso. Per quello che è legato un pochettino al parcheggio della piazza giù al coso, forse io ho detto Giuliano, guarda, forse la torre è troppo presto, perché la gente non capisce quello che tu vuoi, che proponi, però il parcheggio sotto la piazza è possibile per alleviare un po' questo sfracello che sta succedendo a Genzano. Io ho detto, ma un posto così che è magnifico, magico. Giuliano Di Benedetti è stato una persona straordinaria. È stata una persona straordinaria perché è stato in grado di persona, in presenza, di creare uno scambio emozionale con me personalmente, e posso testimoniarlo, ma anche con tutti quelli che nel tempo si sono avvicinati a lui. Lui è stato in grado di prendere i fatti storici più antichi, più noti e più famosi al mondo, li ha ripuliti del velo di mito, di leggenda, di propaganda, e ci ha fatto notare che quello che rimaneva erano i castelli romani, i colli albani, diciamo, che è un territorio un po' più ampio. Lo ha fatto con la leggenda di Romolo e Remo, che sono nati qui nel Nemos. Lo ha fatto con la donazione di Costantino, vera, falsa? La donazione di Costantino erano i territori del Nemos, un grande centro con al centro il lago di Nemi. Ringraziamo Giuliano in particolar modo perché ha tracciato un solco che noi intendiamo seguire. Era anche un suo grandissimo sogno, oltre a quello di rivalutare la figura di Caligola, era quello di entrare in contatto con gli enti e le istituzioni per rivalorizzare questo territorio meraviglioso. Questa è la sua eredità, cercheremo di portarla avanti
e grazie a tutti. Come siamo arrivati a questo punto? Arco di Diana, come è arrivato ad assorbire tutte queste esperienze, tutto questo know-how? Semplicemente mettendo Giuliano su internet, perché questo pugno di persone che si era avvicinato a Giuliano si era reso conto che la sua presenza su internet era sicuramente troppo scarsa o comunque non quella che meritasse. E quindi abbiamo capito che ci trovavamo di fronte a un personaggio con un impatto comunicativo importante, personalmente devastante. A me la conoscenza di Giuliano gli ho voluto bene, tanto, non come un padre, ci mancherebbe, non amore filiare, un amore per un maestro, perché mi ha trasmesso veramente tanto. Quindi decidiamo di organizzarci e di creare un bel pacchetto da mettere su internet, solo che per fare questa cosa bisogna organizzarsi. E quindi nasce questa associazione di amici, di amiche, ci siamo dati cavallerescamente qualche ruolo, abbiamo fatto questa conferenza, l'abbiamo postata su internet nell'ottobre 2017 e abbiamo fatto il botto, come si suol dire. Abbiamo avuto attestati di stima impressionanti e Giuliano non sapeva a chi dare i resti, come si dice in questi casi. In questo caso invece si diceva una riunione di menti geniali e vivaci, e che cosa ci porteranno per arricchire, no, le nostre anime, la nostra testa, il nostro cuore. E tanto hanno fatto e tanto continueranno a fare loro, a nome anche di Giuliano. Quindi io volevo ringraziare da parte dell'amministrazione comunale e l'associazione Il Consorzio, perché come diceva Antonio è dal 2007 che formichina a formichina stanno arricchendo il territorio culturale di questo paese. Ci sono questi momenti di aggregazione, quindi diciamo grazie a Giuliano che questa sera, ecco, abbiamo, come dire, rivisitato un po' le origini, la storia e quindi il vivere umano su questo territorio. Grazie e complimenti. La parola a Margaret Stenhaus, volevo dire una cosa, che quando c'era Giuliano, Margaret mi dice: ma chi c'è Giuliano? Ci vediamo lì da te. Ecco. Ok, si sente? Io ho poco da dire, mi ricordo la gentilezza di Giuliano, perché io già un po' di anni fa ho scritto questo libro su Nemi. E a quel tempo mi sentivo a disagio, perché io vengo da fuori, mi sentivo un intruso nella storia vostra, nelle cose vostre, non ero sicuro come sarebbe stato ricevuto. L'ho scritto in inglese per un pubblico straniero, perché non c'era informazioni, diciamo, c'era poco a quel tempo in lingua inglese sulla zona. E ho incontrato lui e lui mi ha detto che non parlava inglese, però più o meno ha capito la storia, insomma ha seguito tutto. È stato molto coraggiante, molto gentile e questo è il mio ricordo di lui. E si sente la mancanza, una persona così, e purtroppo la vita ci riporta e ci riporta via. Allora rimane nel nostro cuore, nella nostra memoria. Il mio è brevissimo. Parlo più a nome di mio fratello, che non c'è più, perché so la stima che mio fratello aveva di Giuliano. E difatti voglio dire soltanto un piccolissimo episodio che c'è stato lo scorso anno. Lo scorso anno delle Country News ha avuto l'occasione, dato che l'infiorata non si è fatta, abbiamo fatto l'infiorata diffusa, 12 ore di diretta. Ebbene, Giuliano, noi lo abbiamo cercato perché volevamo il suo intervento, che ci ha dedicato un suo intervento proprio sulla storia dell'infiorata. Questo è l'ultimo ricordo che ho di Giuliano e ce l'ho molto molto volentieri proprio, e sono contentissimo di averlo conosciuto. E mio fratello, mi ricordo che me ne parlava sempre in un modo: è Giuliano Di Benedetti, e dobbiamo fare le cose con Giuliano, e poche cose, ma le abbiamo fatte, e lo ringrazio ancora oggi. Grazie. Bene, allora io inviterei, se mi permettete, la signora Loredana
abbiamo fatto tutti gli amici. La signora Loredana è la moglie di Giuliano, come dicevo prima, per me è una sorpresa, ma ci contavo ma non pensavo che venisse. Ecco, abbiamo fatto una cosa, solo un pensierino, l'ha fatto un artista qui di Genzano che poi mi vado a ricercare tutte le persone strane. Non mi piace fare le cose usuali, ecco, e inviterei pure, ecco, sì, inviterei anche Tudini, che è il presidente dell'associazione, l'Azione Arco di Diana. Ecco, abbiamo fatto questa targa con una scritta, ve la leggo, a Giuliano, che la sua impronta di ricercatore della verità possa essere di esempio a molti. Ci siamo impegnati, cioè l'abbiamo proprio voluto, ecco, la nostra associazione, il consorzio, la relazione Arco di Diana, ecco, con gli amici che sono qui presenti. Ecco, io la consegno anche, ecco. Allora, io non è che sono un'oratrice, l'oratore era Giuliano, abituato a parlare, ad esprimere tutto quello che sentiva. Voglio soltanto ringraziare tutti i presenti e autori di questa conferenza per le parole bellissime rivolte a mio marito. Ecco, ringrazio tutti, non ho altro da dire. Ringrazio tutti. Grazie a voi. Noi abbiamo chiamato la signora in rappresentanza, ovviamente il premio per tutta la famiglia di Benedetti. In conclusione di questa giornata, perché possiamo definirla veramente una giornata dedicata a Giuliano Di Benedetti, appunto dall'associazione Il Consorzio, Emanuele ed Alessandro, i figlioli di Giuliano. Che dire? Io ringrazio sentitamente tutti, e cioè gli organizzatori, i relatori, chi ha pensato a questa giornata, chi ha pensato a questo, che è un pensiero semplice ma molto sentito. Oggi è emersa, secondo me, la passione, l'amicizia, la voglia di celebrare una persona che a suo modo ha dato tanto, con generosità, mettendo sempre davanti l'interesse del bene collettivo. Lui era un amante di questi luoghi, di questi posti, di questo posto dove ci troviamo adesso in particolare. Io ricordo, venivo con lui da bambino, e se questo posto è così oggi, questo è il palazzo che sta qui vicino, è anche grazie a lui, per l'enorme lavoro che ha dedicato, per la vita che ci ha dedicato e che ci ha messo qui dentro. E quindi è anche molto bello che questa iniziativa si sia svolta qui. Lui sarebbe stato contento di sentir parlare così tanto bene di lui, persone che a cui lui voleva molto bene, che volevano bene a lui. Ho visto tanta emozione, ho sentito voci tremanti. Ringrazio Gianni, ringrazio Antonio, ringrazio lei. Ringrazio Marco, ringrazio le associazioni, e direi una cosa importante, cioè il fatto che vedere delle persone così tanto appassionate ed emozionate vuol dire che in qualche modo lui ha lavorato bene, ha lasciato qualcosa, ha lasciato un ricordo, un seme, e rappresenta ancora oggi uno stimolo per chi lo ha conosciuto, per chi gli ha voluto bene. E questo io credo che per chi ha a cuore anche il destino della sua comunità, come lui aveva a cuore il destino della sua comunità, è quanto di più importante si possa cercare di ottenere. E lui l'ha ottenuto, e a distanza di tempo, se siamo qui, se tante persone sono qui per ricordarlo e per celebrarlo in qualche modo, per ricordarne la passione, l'intelligenza, la tenacia e la voglia, vuol dire che lui ha lavorato bene. E in parte anche in maniera sorprendente per me, che non sempre sono riuscito a seguirlo e non sempre forse sono stato in grado di farlo, e tutto qua. Quindi torno a ringraziare tutti e spero vivamente che il suo lavoro possa essere da
e servire da stimolo per tante altre persone che verranno dopo di lui, anche molto dopo di lui, perché effettivamente se lo meritava per tutto quello che ha dato, che ha regalato, che ha costruito, che ha inventato e che ha anche solo pensato e immaginato. Alessandro. Sarà molto più breve. Queste cose che ha detto mi riallaccio a quello che ha detto Emanuele. È vero che lui ha lavorato bene, però c'è un grande rammarico. Cioè, ha lavorato bene, sì, però non c'è più. Cioè, non c'è stato abbastanza tempo. Le persone visionarie, forse sì, visionario, precursore, tante cose le ha dette troppo presto. E c'hanno sto difetto, che non fanno in tempo. Quindi sì, è tutto questo, è tutto bello, però non ha fatto in tempo. Quindi tutti i frutti, chi li godrà? Speriamo qualcuno li godrà. Dopodiché vorrei fare una proposta. Se è possibile, a chi di dovere, non sarà nelle mie capacità, nelle mie possibilità, se sarà possibile dedicare una via o un luogo a Gianzano dedicato a Giuliano Di Benedetti. Grazie.